Ti è mai capitato di parlare con un tuo amico tiratore e dire queste cose? Vorrei migliorarmi tecnicamente come tiratore, ma al momento non ho tempo da dedicare alla mia crescita e formazione sportiva. Sono troppo impegnato. Oppure, potrei aumentare la media dei piattelli rotti, ma anche così sto già bene. E ancora, vorrei raggiungere risultati migliori alla fossa olimpica, ma è anche vero che chi si accontenta gode. Se anche tu ti sei ritrovato in una di queste frasi, hai sperimentato su te stesso cosa significa la zona di comfort. In questo video voglio parlarti cosa si intende per zona di comfort e come puoi uscirne per iniziare a vivere appieno la tua vita e raggiungere risultati importanti nell'ambito sportivo nel tiro a piattello, nella disciplina della fossa olimpica. Non si può mai attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Cristoforo Colombo. Prima di iniziare a parlare della zona di comfort, voglio raccontarti una storia per farti capire che cosa si intende per zona di comfort. Una volta un re ricevette in regalo due magnifici falchi. Erano falchi pellegrini. Diede i suoi preziosi falchi al suo capo falconiere per allenarli. I mesi passarono e un giorno il capo falconiere informò il re che anche se uno dei falchi era maestosamente volato altissimo nel cielo, l'altro volatile non si era mosso dal suo ramo dal giorno in cui era arrivato. Il re quindi convocò guaritori e stregoni da tutte le terre per prendersi cura del falco, ma nessuno riuscì a farlo volare. Presentò allora il caso ai membri della sua corte. Ma il giorno successivo il re vide attraverso la finestra del palazzo che il falco non si era ancora mosso dal suo trespolo. Avendo provato qualsiasi cosa, il re pensò tra sé e sé: forse ho bisogno di qualcuno che conosca bene il falco pellegrino e riesca a capire la natura di questo problema. Così chiamò la sua corte e disse: andate e portate un contadino. In mattinata il re fu elettrizzato di vedere il falco volare alto sopra i giardini del palazzo. E disse ai membri della corte: portatemi la persona che ha fatto questo miracolo. La corte velocemente andò dal contadino e lo accompagnò di fronte al re. Il re quindi gli chiese: dimmi come hai fatto a far volare questo falco. Con la testa inclinata, il contadino disse: è stato molto facile, Sua Altezza. Ho semplicemente tagliato il ramo su cui il falco era seduto. Morale? Quello che è successo al falco di questa bellissima storia è ciò che succede alla maggior parte delle persone quando non riescono ad allontanarsi da quella che gli esperti chiamano zona di comfort. Siamo tutti nati per volare, per sprigionare l'incredibile potenziale che possediamo come esseri umani. Ma a volte ci sediamo sui nostri comodi rami casalinghi, abbarbicati alle cose che per noi sono familiari. Le possibilità sono infinite, ma per molti di noi rimangono inesplorate. Ci conformiamo alla familiarità, al comfort e all'ordinario. Cos'è quindi la zona di comfort in cui viviamo? La zona di comfort è uno spazio sicuro in cui non rischiamo, ma nemmeno cresciamo. Non è semplicemente uno spazio fisico, ma è un concetto mentale. Include sia le nostre abitudini quotidiane che il nostro modo di pensare. La zona di comfort potrebbe essere il divano del salotto, su cui preferiamo restare piuttosto che andare fuori ad esplorare il mondo, i negozi dove compriamo abitualmente, il lavoro che svolgiamo da oltre 10 anni o la località dove andiamo a vacanza ogni anno. Può essere anche il nostro modo di rispondere a una critica, di affrontare le opportunità che comportano rischi e anche il modo di relazionarci con il nostro partner e i nostri genitori. Il concetto di zona di comfort si riferisce a uno stato psicologico in cui ci sentiamo al sicuro e non proviamo ansia, stress o paura. È uno spazio che conosciamo come il palmo della nostra mano e in cui controlliamo quasi tutto. Le abitudini che seguiamo con assiduità sono quelle che ci permettono di costruire la nostra zona di comfort, perché sappiamo esattamente cosa possiamo aspettarci da ogni situazione. Riducendo al minimo l'incertezza, riteniamo di avere tutto più o meno sotto controllo, quindi crediamo di essere al sicuro. Per rimanere all'interno della zona di comfort, dobbiamo evitare i rischi e l'incertezza, perché
Questo significa che adottiamo un atteggiamento passivo nei confronti della vita. Quella sensazione di sicurezza è costosa, perché in questo modo andiamo anche perdendo gli stimoli vitali e cadiamo nelle grinfie della monotonia e dell'apatia. Pertanto, può diventare la scusa perfetta per non fare, non rischiare, non crescere e quindi, in definitiva, non vivere. Questo è il motivo per cui ci afferriamo ad alcuni luoghi, tradizioni, abitudini e persone, evitando qualsiasi elemento che introduca delle novità, perché significano anche incertezza, caos e stress. Possiamo tranquillamente dire che la zona di comfort è lo spazio che abbiamo conquistato, ma che a sua volta ci ha conquistati. Poiché la zona di comfort è uno spazio che si costruisce lentamente, nel corso degli anni. Molte volte non ci rendiamo conto di essere intrappolati al suo interno. Siamo così abituati alle nostre abitudini e stili di vita che non ci rendiamo conto di come limitano le nostre possibilità di crescita. Ci sono alcuni segnali che possono indicarti che ti trovi nella zona di comfort. Il primo, non cresci più emotivamente e intellettualmente, ma provi una profonda apatia. Il secondo, ti senti profondamente immotivato, nessun progetto nuovo ti stimola abbastanza. Il terzo, ti chiudi a nuove idee perché queste non si adattano al tuo sistema di credenze. Il quarto, hai paura di rischiare, quindi preferisci sprecare delle buone opportunità con la scusa che potresti perdere più di quello che potresti guadagnare. Il quinto, per mesi o anni hai seguito la stessa routine, quindi è passato molto tempo da quando hai sperimentato l'incredibile sensazione di essere vivo, che è da provare cose nuove. Il sesto, ti senti più isolato e inizi a pensare che tutto sia privo di significato, perché non trovi nulla di stimolante nella tua routine quotidiana. Il settimo, non impari nulla di nuovo che possa dare un tocco di colore diverso alla tua vita, perché senti che stai bene così, anche se in fondo provi un'enorme sensazione di vuoto, come se avessi bisogno di qualcosa di più. Vediamo adesso com'è nato il concetto di zona di comfort. Il concetto di zona di comfort risale ad un esperimento classico della psicologia condotto nel 1908 dagli psicologi Robert Yerkes e John Donson, i quali spiegarono che uno stato di relativo benessere genera un livello costante di rendimento. Tuttavia, hanno anche sottolineato che per migliorare le prestazioni dobbiamo sperimentare un certo grado di stress. Uscire e conquistare uno spazio in cui lo stress aumenta un po'. Esperimenti successivi confermarono la loro teoria e affermarono che la motivazione e lo sforzo per raggiungere un obiettivo aumentano fino a quando l'aspettativa di successo o il livello di incertezza raggiungono il 50%. Al di sopra di quel livello iniziamo a demoralizzarci. Perdiamo la motivazione e il livello di ansia è così alto che ci destabilizza e ci porta a sbagliare. Di tanto in tanto è utile tornare in quello spazio in cui ci sentiamo sicuri per elaborare tranquillamente le nostre esperienze. Infatti, se commettiamo l'errore di dimenticare completamente la zona di comfort, cadiamo nel rischio di soffrire di quello che viene chiamato l'adattamento edonistico. Significa che le cose e le esperienze nuove cessano di impressionarci. E non ci fanno più sentire vivi perché ci siamo abituati alla scarica di adrenalina che producono. Questo è il motivo per cui l'incredibile diventa ordinario in un tempo molto ristretto. Come si fa quindi a uscire dalla zona di comfort senza farci del male? Una volta che sappiamo che cosa è la zona di comfort e i problemi causati dall'eccessivo attaccamento alle abitudini e alle cose conosciute, risulta chiaro che sia necessario uscire da questo circolo vizioso in cui siamo entrati. Per fare questo bisogna capire che provare un po' di stress di tanto in tanto fa bene, perché ci mantiene vivi, ci rafforza e ci aiuta a crescere. Ma è anche importante tenere sotto controllo questo livello di stress. Questo significa che non c'è bisogno di saltare nel vuoto senza paracadute. Possiamo uscire dalla nostra zona di comfort un poco alla volta, fermandoci quando sentiamo che l'ansia o la paura iniziano a crescere di intensità. Ci sono persone che possono uscire dalla loro zona di comfort in un attimo, perché riescono a gestire lo stress. Altri hanno bisogno di fare dei piccoli passi lentamente. La cosa importante non è come lo fai,
ma che sei in grado di espandere poco a poco sempre di più il tuo orizzonte. In ogni caso, il segreto sta nel trovare un equilibrio in cui l'ansia per il nuovo e lo sconosciuto generi uno stato positivo che possa motivarti a crescere. Dato che sei giunto fino a questo punto del video, significa che in parte sei già uscito dalla tua zona di comfort ed hai superato la zona di stress. Esatto, a breve ti dedicherai ad un potente esercizio e quindi avrai raggiunto la zona di crescita. Prendi un foglio e disegna quattro cerchi. Ad ogni cerchio dai un titolo: la zona di comfort, la zona di paura, la zona di crescita e la zona di successo. Bravissimo. Ora andiamo a descrivere le quattro zone. La zona di comfort è quella dove ti senti sicuro, tranquillo ed in controllo a tuo agio, con le tue abitudini. La gran parte della gente, impaurita dai cambiamenti, rimane insicura, incapace di abbandonare un comportamento consolidato, anche se questo significa vivere nell'insoddisfazione. Restare quindi comodamente seduti nella zona di comfort è piacevole, allettante e rassicurante, ma comporta un caro prezzo. Si smette di apprendere e di crescere. Analizziamo ora la zona di paura. La zona di paura è la zona dove ti senti a disagio. Cerchi scuse, hai paura dell'ignoto, del cambiamento. Trovarsi nella zona di paura può farci sentire impreparati, facendoci tornare impauriti al riparo nella zona di comfort originale. Nella zona di paura sperimentiamo un profondo senso di mancanza di controllo e la paura di perdere ciò che abbiamo raggiunto. La voglia di cambiare fa attrito con il terrore di scontrarsi con un cambiamento al di sotto delle aspettative. Vediamo ora la zona di crescita. È la zona dove affronti le sfide, impari nuove cose, accresci le tue capacità e competenze. Studi e ti informi. La zona di crescita è dove possiamo raggiungere il meglio di noi stessi, affrontando nuove sfide con un livello d'ansia accettabile. Nella zona di crescita possiamo imparare cose nuove, arricchire i nostri punti di vista, modificare le nostre abitudini e sperimentare nuovi cambiamenti. Le tappe più importanti nello sviluppo di ogni individuo, dall'imparare a camminare, all'andare in bicicletta, a scrivere, sono infatti avvenute tutte al di fuori della zona di comfort, in quella zona dove sentivamo un po' di stress, però poi ce l'abbiamo fatta. Ogni tuo raggiungimento degno di nota, dal realizzare un obiettivo al cambiare un'abitudine, si trova sempre al di fuori della tua zona di comfort. Quindi, dopo aver superato la zona di comfort, la zona di paura e la zona di crescita, finalmente arriviamo alla zona di successo. È la zona dove ti senti realizzato, realizzi i tuoi obiettivi, vivi i tuoi sogni, ti senti soddisfatto e appagato. Rita Levi Montalcini diceva: invece di aggiungere anni alla tua vita, sarebbe meglio aggiungere vita agli anni. In quale zona ti trovi in questo periodo della tua vita personale o sportiva? Se per caso ti trovi nella zona di comfort, può significare che non dedichi molto tempo agli allenamenti e che magari ti accontenti dei risultati che ottieni, anche se altalenati da molto tempo. Se invece ti trovi nella zona di paura, può significare che dentro di te hai il desiderio di crescere e di raggiungere risultati più gratificanti, ma sperimenti un profondo senso di mancanza di controllo e la paura di perdere ciò che hai raggiunto con le tue forze, con il timore di ottenere un cambiamento al di sotto delle tue aspettative. Se ti trovi invece nella zona di crescita, significa che hai preso coraggio e ti stai muovendo in modo costruttivo per accrescere le tue abilità e competenze. Studi, ti informi, impari nuove cose e magari hai già fatto un corso con me con l'innovativo metodo Mattioni PFT. Se ti trovi nella zona di successo, significa che hai raggiunto con determinazione, coraggio e impegno il tuo obiettivo. Ce l'hai fatta! Mi chiamo Giulio Matteoni e sono istruttore federale FITAV e mental coach. Sono 15 anni che sono nell'ambito del tir a volo e sono il primo specialista in Italia della Fossa Olimpica che ha ideato il metodo del tiro consapevole specifico per il tiratore di Fossa Olimpica, che ho chiamato Metodo Matteoni PFT. Pressione, fotogramma, tempo di sparo. Il metodo di tiro scientifico che racchiude le tre leggi balistiche che, messe in atto in modo sinergico tra loro durante l'azione di tiro, generano la rottura del piattello. Esci dalla tua zona di comfort che limita le tue performance sportive.
Supera la zona di paura ed entra nella zona di crescita. Contattami, raggiungi la zona di crescita e migliora le tue abilità, le tue competenze tecniche e ottieni risultati concreti, costanti e duraturi alla disciplina della fossa olimpica con l'innovativo metodo Mattioni PFT. Perché la zona di crescita è la zona che ti permette di raggiungere il tuo successo nel tiro a volo, nella disciplina della fossa olimpica. Contattami e condividi questo video con più persone che potrebbero trovarlo interessante. Sono certo che questo video ti abbia dato un contenuto utile. E se non vuoi perdere i prossimi video, metti mi piace alla pagina Facebook Fossa Olimpica Metodo Giulio Mattioni, seguimi su Instagram, iscriviti al mio canale YouTube e attiva le notifiche. E guarda i nuovi video contenuti ogni giovedì alle 18:30. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!